Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Parte nella quale ci siamo preoccupati soprattutto di noi stessi e di continuare a lavorare sul, per rinforzare i punti forti e cercare di migliorare i punti deboli e allo stesso tempo crescere in condizione fisica. Naturalmente è una seconda parte della settimana nella quale ci siamo preoccupati ovviamente anche di ragionare sul nostro avversario, che è un avversario, come tutti sappiamo, molto esigente dal punto di vista della preparazione tattica, con eccellenti qualità che magari hanno avuto un'evoluzione, no? Quest'anno nella struttura della squadra, però che sono sempre comunque in grado di creare grandi problemi a qualunque avversario. D'altro canto la prospettiva di lottare per arrivare alla terza finale su tre nelle competizioni nazionali è una prospettiva estremamente motivante, perché è una cosa che sembra scontata ma non lo è, di fatto non succede tutti gli anni, non succede a tutti, e quindi è una prospettiva estremamente motivante per sé, anche se naturalmente bisogna riconoscere che esiste anche una componente di pressione superiore, dato che se tu sei la squadra numero due nel ranking, sia nelle previsioni dell'inizio della stagione sia nella realtà attuale, arrivare alla finale è proprio il discriminante fra una stagione positiva e una stagione negativa. Dobbiamo saperlo, dobbiamo accettarlo, dobbiamo con naturalità digerirlo e essere capaci anche di gestire un po' questa situazione nella quale, ovviamente, parlo per me che ho purtroppo qualche capello bianco dietro, e situazioni simili ne ho vissute decine, alcuni dei nostri giocatori anche, altri meno, per cui bisogna essere in grado di avere la massima concentrazione solo sul compito che ognuno di noi ha da fare in campo. Ci parlavi di evoluzione di Tortona rispetto all'anno scorso, sicuramente più esperta, sicuramente un po' più profonda rispetto all'anno scorso. Pensavi anche ad altre qualità che hanno migliorato rispetto alla semifinale di un anno fa? Io credo che siano meglio in difesa anche, come dimostrano i numeri, e hanno dei giocatori di uno contro uno molto decisivi, capaci di giocare qualche isolamento in più, qualche picarolo in più, e attaccare, diciamo, a possesso rotto, senza un vantaggio preventivamente acquisito, come viceversa erano molti più l'anno scorso, avevano questo sistema così di grande movimento di uomini di palla che rimane, perché poi ci sono naturalmente ancora i tiratori, ci sono ancora i giocatori capaci di approfittare le distrazioni dell'avversario per aprirsi e fare un tiro da tre punti o farlo molto presto nel possesso in transizione, quindi mantengono le qualità che avevano. Secondo me hanno aggiunto queste due cose, un po' più di forza difensiva e un po' più di capacità di decisione nella parte finale dei possessi, con un giocatore di uno contro uno che prima non aveva. Coach, avete segnato più di 100 punti in tre partite contro Brindisi, ma anche nelle ultime partite di regular season eravate sopra medie già pur alte, insomma. E con la squadra al completo, con le regole assorbite, senti in mano quella Virtus che, correggimi se sbaglio, all'inizio del tuo ciclo di due anni fa volevi presentare una squadra che provava a vincere con uno stile di gioco diverso, insomma anche divertente, che proponesse qualcosa in attacco? E ti chiedo se invece questa serie dobbiamo aspettarcela un po' meno a viso aperto. Ma allora, intanto il ritmo dipende dalla difesa, perché è con la difesa che riesce a recuperare palloni, a forzare errori, a prendere rimbalzi e a poter giocare in campo aperto. Quindi tutto dipenderà in questo aspetto, tutto dipenderà dalla capacità difensiva che riusciremo a mettere in campo. Dipenderà non solo dalle prestazioni difensive dei migliori difensori, ma soprattutto dalle prestazioni difensive dei peggiori difensori, perché se riusciranno a stimolarsi e sfidarsi ad arrivare al loro limite, riusciremo a raggiungere un livello difensivo collettivo di squadra anche alto, viceversa no. E poi a noi veramente piace andare in campo aperto, piace avere anche, quando è il caso, possessi non necessariamente lunghi. Poi però la difesa avversaria nei playoff ancora di più, effettivamente, come dici tu, probabilmente ti porterà a dover
avere la pazienza per accettare che non hai trovato un tiro prima e cercarlo senza forzarlo più avanti nel corso dello stesso possesso, no? Quindi non userei il riferimento della serie contro Brindisi, perché sono due squadre completamente diverse e credo che siano situazioni completamente diverse. Sicuramente non vedremo punteggi così alti da parte nostra, non perché non ci piaccia, ma perché questa è una squadra più fisica, più sicuramente meglio armata in difesa, su una delle prime difese, una delle squadre migliori nel concedere o non concedere percentuali sia da due che da tre alte, eccetera. Quindi, e anche perché chiaramente sono, diciamo, capaci di giocare, di provare a farti giocare al loro ritmo, quindi cercheremo di essere intelligenti nel correre quando possiamo, ma anche essere in grado di accettare possessi a metà campo che il gioco ci darà. In semifinale di Coppa Italia avete giocato una delle migliori partite italiane della stagione contro di loro, con fisicità, energia, quanto è indicativa quella partita e se le chiavi possono essere le stesse? Ma anche quella non mi sembra troppo indicativa, perché onestamente, a parte loro, magari Radojevic, che è un giocatore importantissimo nella loro economia, non stavano benissimo fisicamente, neanche noi non è che stessimo proprio al 100%, però giocammo una partita di grande sostanza, con un approccio molto, molto fisico, molto, molto determinato, con concentrazione, attaccammo bene, molto bene i loro aggiustamenti difensivi. Sono due squadre che si conoscono abbastanza, quindi diciamo che non è facilissimo sorprendere, però ripeto, mi aspetto una partita sicuramente diversa, anche se per noi l'approccio, la fisicità, la intensità, l'uso della stazza e delle qualità che abbiamo deve essere un fisso, no? Deve essere proprio un qualcosa che dovremmo mettere in campo by default. Deve essere negoziabile, a volte ci riusciamo, altre volte no, ripeto, dipende da che tutti riescano ad arrivare al loro limite, non tanto che Cordinier o che Ogeleye facciano il 10% in più, no, abbiamo bisogno che tutti crescano e si impegnino e si mettano in testa che le partite si vincono se la tua squadra è una squadra difensivamente forte, oltre che se la rendi forte poi nella parte offensiva col tuo grande talento. Coach, se mi permetti, farei una domanda slegata da questa semifinale con Tortona per un tema emerso durante la final con Akamas, con coach Barzokas, che ha detto che in Europa c'è un lack of production di nuovi giocatori domestici locali. Vorrei chiedere un parere, visto che lui ha detto che tanti giovani forti vanno direttamente negli Stati Uniti. Vorrei chiedere un tuo parere al riguardo. Beh, è un dato oggettivo, cioè non è un'opinione, è un dato oggettivo, non c'è dubbio, siamo tutti d'accordo, non perché Yorgos non abbia espresso una considerazione interessante, ma perché lo sappiamo tutti, cioè è un problema serio da quando naturalmente c'è la possibilità di giocare con lo status di giocatore locale, pur non essendolo, diciamo, di nascita, di formazione o di buona parte della formazione. Si producono giocatori che hanno qualche presenza, 2, 3, 4 stagioni, dipende, no? Dipende dagli distinti paesi, nei settori giovanili, ma non sono poi giocatori selezionabili e non hanno a volte o spesso quell'amor proprio, quell'attaccamento alla maglia, quella capacità di ereditare dei valori e trasmetterli, quel plus, diciamo, dal punto di vista proprio di questi intangibili che poi creano veramente, sono il cemento poi delle squadre e che naturalmente tende a sparire. Non c'è dubbio che quando una squadra ha un nucleo forte di giocatori del luogo, del paese, ha un commitment, un senso dell'attaccamento, una disponibilità all'estremo sforzo, sacrificio superiore rispetto, poi puoi anche arrivarci, diciamo, in un altro modo, però è chiaro che ti aiuta molto se c'è. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.